La consacrazione della decima legislatura, quella firmata Luciano D'Alfonso, è cominciata oggi. Il primo consiglio regionale ha visto sfilare una ad uno tutte le istituzioni della regione Abruzzo, accorse al Palazzo dell'Emiciclo di L'Aquila per rendere omaggio alla nuova presidenza, così come vuole l'etichetta. A presenziare c'erano il prefetto e l'arcivescovo di Pescara, Vincenzo D'Antuono, e Monsignor Tommaso Valentinetti, il sindaco dell'Aquila e il suo vice, Massimo Cialente, con Nicola Trifoggi, quello di Teramo, Maurizio Brucchi, Marco Alessandrini per Pescara e poi il comandante della Capitaneria di Porto, Luciano Pozzolano, sempre Pescara, i rappresentanti della Guardia di Finanza, tutti seduti sui propri banchi, un po' come il primo giorno di scuola, ma con una novità. L'anno inizia a parti invertite. La vecchia giunta ora siede all'opposizione. La maggioranza scopre i piani alti, i banchi con il gradino davanti. L'appello decreta la presenza di 31 componenti. Sono tutti presenti. Si comincia. Il discorso di apertura è affidato a Maria Carmela Lanzetta, il ministro degli affari regionali, che dopo i saluti istituzionali lancia un monito. La scelta dei cittadini si traduce oggi in una ricerca di impegno da parte di questo Consiglio regionale. Poi l'avvio. I primi punti all'ordine del giorno sono le votazioni per la costituzione dell'ufficio della presidenza, 3 per la precisione, la votazione per il presidente del consiglio regionale, quella per le due cariche di consiglieri della presidenza e quella per le due cariche di segretari della presidenza. Le votazioni scorrono velocissime, tutti eletti alla prima votazione, i 2/3 della maggioranza sono rispettati senza nessuna indecisione. Ad essere eletto come presidente del consiglio regionale, senza grandi sorprese, è Giuseppe Di Pangrazio, eletto con 25 voti su 31. 6 sono le schede bianche e 6 sono anche i componenti del Movimento 5 Stelle che siedono al Palazzo dell'Emiciclo. So dall'inizio dell'avventura elettorale che i colleghi e amici candidati, il presidente candidato mi aveva chiesto di svolgere questo ruolo per la nostra regione Abruzzo, per il nostro consiglio soprattutto. Io ho accettato ben volentieri, spero solo di essere all'altezza del compito che spetta non solo a me ma all'intera assise regione del consiglio regionale. C'è in corso proprio il discorso di Luciano D'Alfonso, perché la mattina è stata impegnata per le votazioni, come dicevi, c'è Sara Marcozzi, Movimento 5 Stelle, c'è D'Alessandro, perché questa mattina ci sono stati saluti istituzionali, dopodiché c'è stata la votazione. Di Pangrazio è stato proprio il nome più votato, perché ricordiamo 25 voti a favore, 6 le schede bianche, su suggerimento di Camillo D'Alessandro ma anche su intervento di Mauro Febbo. Sì, in realtà è accaduto e accade in ogni volta che ci si insedia nel Consiglio regionale. Io ho avuto la fortuna di vivere 3 insediamenti del Consiglio regionale. In tutte e 3 i casi, nel momento in cui c'è stata la indicazione da parte della maggioranza del Presidente, siccome il Presidente dovrà svolgere un ruolo necessariamente per forza terzo, la maggioranza invita l'Aula tutta a sostenere il candidato indicato. Così è stato 5 anni fa, me lo ricordo benissimo, noi votammo Pagano e venne eletto alla prima votazione, così è stato oggi, una gran parte della minoranza ha consentito la votazione alla prima votazione del presidente Pagano e secondo me è una bella cosa. Poi ci sono state le votazioni ovviamente dei consiglieri, poi lì c'è stato anche un dibattito al quale ha partecipato il Movimento 5 Stelle, perché in qualche modo si chiedeva di non far votare l'opposizione, di usare i nomi della maggioranza e di far votare l'opposizione. La mattina è trascorsa così, adesso c'è un discorso, però in realtà questi sono i nodi di questa giornata. Ma vabbè, io non credo che i cittadini ritengano che siano i nodi chi fa il vicepresidente e chi fa il consigliere segretario, credo invece che possa essere un nodo quanto è stato posto anche in aula nel dibattito che precedeva le elezioni, e che noi il regolamento consigliare che abbiamo, un regolamento che era stato pensato in un regime politico a due coalizioni, per essere chiari, siccome oggi ci sono in tutta Italia, anche in Abruzzo ci sono 3 poli, io credo che vada modificato il regolamento e vada immaginato come quello del Parlamento, dove tutte le forze politiche sono rappresentate, o meglio tutte le coalizioni delle forze politiche sono rappresentate all'interno del Consiglio regionale. Purtroppo questo non accadde neanche 5 anni fa,
anche 5 anni fa c'era un terzo polo, in realtà molto minore rispetto a quello attuale rappresentato al Movimento 5 Stelle, però superò la soglia di sbarramento, superò il 6%, elesse in consiglio regionale, era quello dell'UDC e non entrò nell'ufficio di presidenza. Noi come opposizione allora ci battemmo per modificare il regolamento e non riuscimmo a modificarlo su questo punto. Io credo invece che adesso si possa fare, perché ormai è chiaro che la composizione delle coalizioni sono tali da consentire un allargamento, non si tratta di aumentare i costi, ma si tratta di consentire a tutti i gruppi di essere presenti. La seconda votazione vede 3 candidati indicati dai rispettivi gruppi: Lucrezio Paolini per il Partito Democratico, Paolo Gatti per Forza Italia e Riccardo Mercante per il Movimento 5 Stelle. Ad essere eletti sono Paolini con 15 voti e Gatti con 10. Resta fuori il Movimento 5 Stelle. La terza votazione finisce nella stessa identica maniera della precedente. Il candidato del PD, Alessio Monaco, e quello di Forza Italia, Giorgio D'Ignazio, vengono eletti e il candidato del Movimento 5 Stelle, Gianluca Ranieri, riceve solo 6 voti, quelli della sua rappresentanza. Quindi quelli del Movimento 5 Stelle sono ufficialmente fuori da ogni incarico dell'ufficio di presidenza. Sara Marcozzi inizia quella che si preannuncia una lunga battaglia in consiglio regionale, quella per avere voce in capitolo. Ad ogni modo, per quanto riguarda la proporzione, ricordo al consigliere Febbo che il Movimento 5 Stelle, correndo da solo, ha raggiunto un risultato straordinario che è del 21,3%, mentre invece Forza Italia e la coalizione, insomma, certamente è arrivata seconda, ma in coalizione. Allora vorrei soltanto sottolineare il fatto che si è coalizione quando conviene essere coalizione e poi si è singoli quando invece c'è da spartirsi gli incarichi. Grazie. Al capogruppo del Movimento 5 Stelle sfugga la composizione di questo consiglio, regionale. Questo consiglio regionale ha una maggioranza che è composta di 18 rappresentanti e una minoranza che è composta di 13 consiglieri di minoranza. All'interno di questa minoranza esistono 2 coalizioni, una coalizione che è stata guidata dal Presidente Chiodi, la coalizione di centrodestra, che ha avuto 3 liste che sono state rappresentate, e un'altra minoranza che ha avuto una sola lista che ha avuto 6 consiglieri. Io non capisco questo modo di ragionare, c'è l'inciuccio, se magari qualche consigliere del PD, conoscendo l'esperienza, conoscendo qualche consigliere di questa parte politica voglia rivolgere il voto, non c'è inciuccio se invece la maggioranza sia sì. Io credo che stiamo parlando di un ufficio di presidenza, così come noi prima abbiamo fatto, credo in maniera molto corretta, molto leale, molto franca, perché parliamo di un ufficio che deve disciplinare i lavori per 5 anni di questo consiglio. Lo sapevamo, no? È quello che abbiamo denunciato nei giorni scorsi. È così, quando il PD e Forza Italia si mettono d'accordo sono perfettamente in linea con quella che è la linea della politica nazionale, non c'è alcuna differenza. Quando noi diciamo che non c'è alcuna differenza tra i vari partiti, che siamo noi contro loro, purtroppo è una verità. Se pensiamo che appunto l'ufficio di presidenza prevedeva, oltre al presidente, 4 cariche, quindi 2 vicepresidenti e un segretario, e al Movimento 5 Stelle, che è la prima forza politica di opposizione, perché che ne dica il consigliere Febbo, lui in coalizione ha preso più di noi, noi come singolo movimento votato abbiamo preso il 21,3%, per cui la prima forza politica che maggiormente doveva essere rappresentata all'interno dell'ufficio di presidenza era proprio il Movimento 5 Stelle, e invece assistiamo come sempre ad accordi tra PD e Forza Italia, tra PD e centrodestra. Questo è il primo giorno di lavori per il Consiglio regionale ed è anche il primo giorno di inizio da lavori per Matteo Renzi. Quando è stato eletto ha parlato di infrastrutture, oggi invece all'inizio si parla di rivoluzione della burocrazia. Si batte molto su questo punto, sul fatto che vada semplificato l'Abruzzo, e poi c'è un appello a lavorare, a occuparsi delle questioni, a stare vicino ai cittadini. Ma noi dobbiamo rendere facile la vita delle imprese, poiché dalla vita delle imprese deriva anche la vita del lavoro
e la vita di coloro i quali ancora hanno il lavoro perché lo hanno perso, perché non l'hanno mai incontrato. Una priorità indiscutibile è concentrare risorse finanziarie, amministrative, progettuali per fare in modo che ricominci una grande stagione di lavoro e di economia. Secondo, infrastrutture che consentano di avvicinare le distanze, un paese rispetto all'altro, un paese rispetto alla città, le città tra loro, qui vi comprendendo anche le città di stretto. Terzo, ma non in ordine di importanza, dobbiamo fare una rivoluzione della pubblica amministrazione in maniera tale che la pubblica amministrazione sia una funzione della vita dell'Abruzzo. Quarto, ma non per importanza, una rivoluzione anche nell'organizzazione dell'offerta di salute, tenendo da conto che noi vogliamo un sistema sanitario che riconosca dignità alla persona e diritto alla continuità delle cure e delle premure. Non è possibile che il cittadino che incontra o la sua debolezza o la sua caduta di autonomia o la patologia venga lasciato solo e magari anche senza la necessaria continuità delle assistenze e delle cure. Su questo noi lavoreremo con rigore e con implacabilità. Un'altra cosa che ha caratterizzato il discorso inaugurale è stato il saluto agli abruzzesi nel mondo, e poi nel discorso si parlava anche di mettere in relazione le città non solo con l'Italia ma anche fuori, quindi questa è già un'altra visione dell'Abruzzo. Sì, esiste un Abruzzo anche fuori dall'Abruzzo di cui dobbiamo tenere conto, soprattutto in questa stagione nella quale stiamo esponendo al mondo che cos'è il valore Italia e quindi anche che cos'è il valore Abruzzo. L'Expo ci convoca a riprendere un rapporto stretto anche con gli abruzzesi nel mondo. Il discorso è stato caratterizzato da una vocazione internazionale, compreso il saluto per gli abruzzesi del mondo, quindi è una nuova visione. È una comunità che ha fatto tanto, diciamo, per il paese Italia, ma soprattutto per la nostra regione. Noi siamo stati una regione a forte migrazione, i nostri connazionali hanno partecipato all'economia abruzzese attraverso le rimesse del loro lavoro, quindi a loro grande rispetto possono essere messaggeri nel mondo della nostra regione Abruzzo. Poi voi sapete che tantissime attività lavorative si fanno in cooperazione con paesi esteri, loro stando in questi paesi esteri possono fare da collegamento, da unione con le nostre istituzioni, e quindi questo ponte non solo ideale ma anche materiale attraverso loro oggi è più importante rispetto al passato. Poi siamo inseriti in comunità europea, progetti di comunità europea sono progetti di macro regione, quindi per forza di cose anche il Consiglio regionale, soprattutto questo della decima legislatura, deve avere una visione e un orizzonte che va oltre il nostro paese Italia. Poi un'altra cosa alla quale ha tenuto molto è dire rivolgersi agli ultimi è un dovere, iniziamo da lì. È un messaggio di Papa Francesco che deve essere raccolto non solo dai cattolici ma da parte di tutti quanti quelli che hanno la possibilità di decidere per gli altri. Noi siamo un'assemblea legislativa, dobbiamo decidere per il popolo abruzzese e non solo, dobbiamo guardare agli ultimi. Accorciare le differenze diventa non solo un nostro dovere ma deve diventare la missione di questa decima legislatura. Infine ha detto bisogna fare i testi unici, questa è un'altra rivoluzione. Sì, c'è una legislazione a getto continuo, c'è questo vizio purtroppo che ci portiamo dietro come retaggio culturale. Oggi è giunto il momento, diciamo, è l'ora che si facciano testi unici per materie importanti. Così il cittadino ha facilità di lettura e di applicazione, i comuni hanno facilità di applicazione delle norme che un ente regionale, diciamo, fa e loro dovrebbero eseguire. Alleanza, valore, ambizione di un progetto e poi lavoro, impresa, formazione, cura e premura. Arriva anche l'ambizione più grande, un progetto di vita per chi sogna di costruire una famiglia. È la conclusione del suo primo discorso agli abruzzesi, quello del nuovo governatore d'Abruzzo. Noi dobbiamo allearci con convincimento e dobbiamo allearci portando all'alleanza il valore e l'ambizione di un progetto. Il nostro progetto ambizioso si chiama e significa lo sviluppo al più alto livello possibile della risposta che gli abruzzesi si intendono. Lavoro per quelli che non ce l'hanno, impresa per quelli che vogliono investire, formazione per quelli che vogliono studiare, cura e premura per quelli che hanno bisogno di curarsi, progetto di vita per coloro i quali coltivano un progetto di vita. E tutto questo poi chiama a sé tutta la partita delle realizzazioni strutturali ulteriori. Voi pensate per esempio a quello che noi assolutamente dobbiamo impiantare sul piano per esempio della facilitazione normativa nei confronti delle tante famiglie che in Abruzzo cercano addirittura di costituire la loro famiglia adottando.
è un cruccio che ho da settimane. Mi sono venute a trovare generazioni di giovani coppie che non riescono ad avere la genitorialità del sangue. Noi non possiamo essere inermi, fermi, distaccati e disinteressati davanti ad una giovane coppia che vuole dare luogo alla famiglia come ulteriore di sé. L'adozione non è un rapporto che si pone tra chi non ce la fa e la difficoltà delle norme. La Regione deve stare lì, con la bravura della qualità delle sue norme anche innovative, utilizzando e mobilitando i suoi uffici, il difensore civico, la struttura delle politiche sociali, ma anche una nuova competenza della FIRA, a cercare di finanziare, come ha saputo fare in passato, nella parte migliore di sé, le imprese quando volevano produrre lavoro, adesso aiutino le imprese che vogliono fare famiglia, essere famiglia, attraverso meccanismi di garanzia. Insomma, noi dobbiamo andare anche oltre il gnomo, oltre quello che in passato si è conosciuto, andando oltre quello che è la nostra tradizione. È possibile farlo? Certo che sì. Le altre regioni lo hanno fatto, la Toscana, l'Umbria, l'Emilia, la Lombardia, anche regioni sotto il nostro livello. Penso per esempio alla sfida che ha saputo vincere anche la regione Basilicata. Come si fa a mettere in campo questi, cari colleghi, cari rappresentanti delle istituzioni, signori arcivescovi che siete qui, cari sindaci, intanto recuperando quello che ci è scappato di mano in questi anni, l'ambizione. Una regione che io ho percepito rassegnata rispetto alle difficoltà sovrastanti, noi dobbiamo sapere che abbiamo uno straordinario patrimonio di norme, di competenze istituzionali, anche di risorse finanziarie. Nei prossimi 7 anni avremo 2 miliardi di euro da assegnare. La sfida è, ci andiamo a questa stagione nella quale assegneremo 2 miliardi di euro, con atteggiamento burocratico, cartaceo, amministrativo, impiegatizio, o ci andiamo con la logica di scuotere tutti i mondi vitali, evitando che abbia valore in sé l'atticello di impegno, il bandicello fatto in ritardo o l'atticello di rendicontazione. Noi dobbiamo muoverci per tempo, mobilitando per tempo le idee e le iniziative della società, come si fa altrove in Europa, in Baviera, in Catalogna, dove si fa quando c'è la potenza dell'ambizione. Noi dobbiamo sapere che molto gli abruzzesi si attendono da noi, anche le giovani generazioni. In Abruzzo i numeri delle giovani generazioni sono i seguenti. Noi abbiamo 220.000 persone, tra bambini, ragazzi, persone che sono in età di cammino avanzato degli studi, che stanno ogni giorno impiegando il proprio cervello per prepararsi ad essere cittadini attivi del futuro. Abbiamo qualcosa come 450.000 persone dedicate al lavoro, ad impiegare la forza lavoro per costruirsi il loro diritto maturo e adulto alla vita. Noi abbiamo qualcosa come 82.000 volontari in questa regione, 82.000 volontari che regalano il loro tempo perché la vita collettiva riesca. Noi in questa regione abbiamo 61.000 invalidi civili, noi in questa regione siamo tanti con una straordinaria voglia di fare. Per questo vi dico, inauguriamo questa stagione con lo spirito costituente che si deve ogni volta che inizia una legislatura. Uno spirito costituente che ci consegna 5 anni di governo, che ci consegna uno statuto da novellare, ci consegna una stagione nazionale di norme che preciseranno modalità per essere regione in Italia. Voi avete seguito il dibattito parlamentare, le regioni saranno presenti nella ridisegnata seconda camera alta del territorio, addirittura con espressioni dirette delle regioni. All'altezza, alla stanca, con molta ambizione, con molta voglia di fare, consapevoli che abbiamo tutte le carte in regola. Io mi aspetto una grande collaborazione nella differenza dei ruoli e anche nel combattimento dei ruoli. L'opposizione, le 3 opposizioni, le articolazioni libere anche del Consiglio regionale. Mi aspetto che ci diate, mi diate, diate all'Abruzzo ogni punto di vista, la condizione che il più possibile dell'Abruzzo sia rappresentato all'interno di queste aule. Io vi chiedo di concentrare i vostri interventi per la seduta nella quale discuteremo del DPFR. Ho voluto sintetizzare questo mio intervento evitando di leggerlo, per portare rispetto anche alla lunghezza interessante e deliberante di questa prima seduta. Vi ringrazio per l'attenzione, vi chiedo comprensione per la modalità e auguro grande vita alla nostra regione.